pensato alla mia futura maternità tra qualche anno, insomma, dopo aver finito gli studi. E penso che anche dalle esperienze che ha avuto mia mamma e mia sorella, penso che la maternità sia una cosa bellissima, una delle cose più belle che una donna possa passare e vivere. Mia mamma ha avuto 4 figli e io sono la più piccola e la più grande, con la più grande ho 16 anni di differenza. E l'anno scorso mia sorella appunto ha avuto la sua prima bambina e quando hanno scoperto di aspettarlo appunto erano molto felici e anche i miei genitori l'hanno vissuta molto bene, erano felicissimi all'idea di diventare nonni e anch'io insomma l'ho vissuta molto bene perché anche se sembra strano insomma che una ragazzina di 15 anni sia già zia, è bellissima come cosa, infatti ho sempre fatto un po' da babysitter, un po' da me la coccolavo sempre. Però è molto particolare vedere ogni settimana anche il cambiamento della pancia, della dimensione. E soprattutto negli ultimi mesi di gravidanza è cambiata molto perché inizialmente era alta la pancia, era gonfia, molto gonfia. Poi negli ultimi mesi è scesa e comunque mi ritengo fortunata di aver avuto una sorella che ha partorito perché mi ha fatto capire cosa vuol dire essere incinta, che emozioni ha provato e anche le cose insomma, fisiche, cosa accade durante la gravidanza. Era piccolissima, teneva ancora gli occhietti sempre chiusi, però era sempre bella. E poi mi è piaciuto vedere tanto i cambiamenti anche nella bambina, perché dalla nascita è cambiata completamente, dal colore dei capelli al colore degli occhi, anche alla fisionomia, insomma, era tutto un cambiamento ogni mese.